un segnale di ripresa che potrebbe essere stato stroncato sul nascere dalla seconda ondata di Covid. I dati sull'andamento delle piccole imprese venete nel terzo trimestre del 2020 hanno dimostrato un forte segnale di risalita, ma le incertezze e le nuove restrizioni rischiano di frenare le speranze degli imprenditori. L'indagine condotta da Veneto Congiuntura per Union Camere Veneto su un campione di oltre 2.000 imprese di 11 settori e di tutte e sette le province parla di indizi di ottimismo e vitalità, ma i dati raccolti si riferiscono ai mesi di luglio, agosto e settembre, quando i contagi erano ridotti e il Covid faceva un po' meno paura. La situazione Covid è peggiorata e quindi quella ripartenza che c'è stata, che ha visto di nuovo il locomotore di questo paese ripartire, si è ribloccata. Questo ci preoccupa molto. Qualsiasi previsione è impossibile farla, bisognerebbe avere una sfera di cristallo, ma non ce l'abbiamo. D'altro canto, l'ottimismo anche che i nostri imprenditori avevano quando abbiamo messo in cantiere questa indagine, è superato perché ogni giorno c'è una novità, ogni giorno vediamo. Ci sono difficoltà e questo per l'economia non va assolutamente bene. La produzione industriale nel terzo trimestre del 2020 risulta in calo di 2,4 punti rispetto allo stesso periodo del 2019, un netto miglioramento se si pensa al meno 22,4% rilevato nella seconda frazione dell'anno. I settori più depressi appaiono i trasporti, il tessile, l'abbigliamento e le calzature, in crescita invece legno e gomma. Lo scenario attuale però è completamente diverso e da Union Camere Venete arriva un monito al governo per questa fine d'anno. Questo governo deve mettere in campo delle strategie per salvare l'economia, per salvare i posti occupazionali, perché altrimenti se non c'è questo non si fanno investimenti e quindi rischieremo di chiudere, di perdere tante aziende. Per il momento sono congelate le chiusure, dovute a cosa? Dovute ai provvedimenti che il governo ha assunto durante la crisi. Ma quando finiranno quei provvedimenti ci sarà una moria di imprese che non è calcolabile. Do solo un dato, attualmente abbiamo il 30% di nuove imprese in meno.